Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, non nel mio caso. Poi io non si sa mai. Chiara Ferragni non la seguo più perché lei non mi segue più, io le scrissi anche, spero che tu non te la sia presa, invece lei se l'è presa tanto. Amo la musica in generale, però ho un debole per quella italiana. La Doni F a Vasco Rossi è proprio la definizione della confusione del momento attuale, appunto della mia vita. Partiamo dall'immagine di sfondo del mio cellulare, vabbè, ovviamente le mie nipotine, Matilde e Penelope, probabilmente per alcuni scontata. Non metto quasi mai le foto col fidanzato, non che ora insomma ce ne sia uno, però in generale, anche quando ero fidanzata, insomma, no, poi mi. No, la mia ultima relazione è finita 6 mesi fa con Carlo, insomma, da lì non ce ne sono, cioè, sono qua. Ci sono delle bellissime frequentazioni, magari vado a prendere un caffè, conosco delle persone, però per ora non c'è nessuna relazione. Un selfie che ho fatto ma non pubblicato, proprio l'ultimo di ieri sera. Sono andata ad una serata con le mie amiche, mia mamma mi fa: Giulia, tutto ok? Sei arrivata a casa? Io sì, certo, come no, e le ho mandato una foto di me con un drink, che in realtà stavo da tutt'altra parte. L'ultima foto che ho scattato in generale, sempre ieri sera in realtà, stavo al karaoke, c'era il pezzo di questa canzone, vabbè, io sono un'eterna romantica, forse quasi un po' patetica, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Stavamo cantando questa canzone di Venditti. Penso che un sacco d'amori facciano dei giri immensi e poi tornano, non nel mio caso. Non nel mio caso, perché secondo me poi certi amori è anche sano chiuderli, ecco. Poi io non si sa mai, cioè non si sa mai, sono diventata probabilmente famosa perché dico una cosa, poi faccio tutto l'opposto. Io ho detto che in questo periodo davanti non mi sopporta? No, scherzo. Adesso forse sì, no, adesso più tranquilla, va meglio. L'ultima immagine che ho screenshottato è, fa molto ridere, la mia migliore amica ha partorito da pochissimo e ha comprato a sua figlia una borsa grande, così io stavo per svenire. E quindi ho salvato questo momento, ho riso molto. Amo la musica in generale, però ho un debole per quella italiana. Ieri ne ho messa una in playlist un po' particolare, che non è molto da me, però mi divertiva molto, che si chiama Dopo le 4 di Toni F. Invece la penultima che ho messo è Jenny è pazza di Vasco. La Doni F a Vasco Rossi è proprio la definizione della confusione del momento attuale, appunto della mia vita. Quanto utilizzo il telefono? Allora, questa cosa mi incuriosisce. 6 ore e 35. È tantissimo. Allora, io ci lavoro con il cellulare, devo essere sincera, lo uso molto. Da una parte ci può stare, dall'altra, sapendo io che non sono proprio quella ossessionata dal telefono, mi aspettavo un po' meno, ma ci lavorerò. La prima di tutte è Instagram e WhatsApp. Instagram è, vabbè, quella con cui lavoro, è quella con cui sono nata, insomma, che è quella con cui tutte le persone alla fine dei conti poi mi hanno conosciuta. L'ultimo post che ho salvato su Instagram è un video del prof Tamburello, che è uno psicologo che io adoro, che seguo da tantissimi anni, dove parla di un concetto molto interessante del ricordo, di quando una persona rimane attaccata al ricordo in maniera sana, di quando lo fa in maniera quasi malata, di dipendenza affettiva, di come uscire e saper distinguere, insomma, i rapporti sani da quelli un po' più tossici. Io ho un rapporto molto, molto bello con i ricordi, sono, essendo un po' patetica, ovviamente una super fan dei ricordi. Anche in ambito sentimentale esistono così, io ho proprio le scatoline dei ricordi che mi piace conservare con le cose più importanti, con le cose più, diciamo, quelle più simboliche, ecco. Ce ne ho due, non è che chissà quante ne abbia, ne ho due di due persone che per me sono state probabilmente le più importanti fino ad oggi. Il nome di queste due persone, a buon intenditor, poche parole, insomma, ci si può arrivare. Io seguo tutti i miei ex su Instagram e seguo anche quelli che attualmente hanno altre relazioni. Poi, alla fine dei conti, la vita va avanti per tutti, nel senso, alcuni dei miei ex si sono rifidanzati e ben venga, l'importante per me è che loro siano felici. L'ultimo DM che ho ricevuto su Instagram, la mia migliore amica è l'ultima che mi ha mandato un messaggio dove mi chiede se un ragazzo è single o meno, però proprio non ama le ragazze, quindi il problema non si è proprio posto. Nella sezione invece generale ho ricevuto un bel complimento, un grande abbona, e gli ho mandato un bel cuore, perché insomma fa sempre piacere sentirselo dire. Rispondo nel bene e nel male, per esempio questa ragazza che mi insultava, io l'ho invitata a prendersi cura delle sue cose e del suo lavoro, che sicuramente sarebbe stato più produttivo. Con le mie colleghe, con i miei colleghi abbiamo sicuramente dei scambi più costruttivi di questo, che sia su Instagram o che sia su WhatsApp, insomma ci sono delle colleghe amiche con cui parlo quotidianamente, assolutamente sì. Chiara Ferragni non la seguo più perché lei non mi segue più, quindi non ci sentiamo, ecco. Credo che lei ci sia rimasta male perché una
volta ho pubblicato una storia di una battuta che fece Selvaggio Lucarelli che mi fece molto ridere. La storia era uno screen di un articolo che diceva: ma parliamo del marito di Chiara Ferragni, Fabio Maria D'Amato. Non so perché mi fece ridere questa cosa, era una battuta e credo che se la sia presa per questo. Io le scrissi anche, dico: guarda Chiara, c'è un po' di autoironia nella nostra vita, col nostro lavoro, spero che tu non te la sia presa. Invece lei se l'è presa tanto, mi ha smesso di seguire, credo per questo motivo, che poi io non ho niente contro di lei. Poi aveva iniziato a mettere dei like un po' sciocchi contro di me su determinate questioni e lì mi ricordo che anch'io ho smesso di seguirla. L'ultima ricerca era Google Traduttore, perché ultimamente sto facendo un sacco di lezioni di inglese, c'è una confusione generale, quindi a volte mi perdo dei pezzi, magari vado al volo così che ho bisogno di una parola. L'ultima nota che ho scritto, bella questa, ho aggiornato la mia lista di viaggi, io in ogni parte del mondo in cui vado segno i ristoranti, gli hotel, dei musei, dei punti di riferimento particolari che vado a vedere che mi colpiscono in generale, una lista che proprio tutti mi chiedono, ma che in realtà io, solo se non mi viene chiesto, ogni tanto quando vedo che amiche e amici vanno, allora la regalo. Il nome del gruppo che uso di più è No Judging, che è il gruppo con le mie migliori amiche, che già dal titolo vi lascio immaginare. L'ultimo personaggio conosciuto che mi ha scritto Ignazio stamattina, che tra l'altro tra poco si sposa, stiamo mandando aggiornamenti sul matrimonio perché manca veramente poco, io sono un amante dei matrimoni. L'ultimo vocale che ho ricevuto: amo, sono senza voce, mortacce tua. Ieri ho portato le mie migliori amiche al karaoke e stamattina si sono pentite e quindi mi stanno insultando perché sono senza voce. Oddio, ho tantissimi sticker con la mia faccia, io amo gli sticker, cioè proprio ne uso tanti. Ce n'ho uno di me che faccio un cheers con scritto godiamocela, questo è il mio preferito delle mie nipotine. La mia immagine di profilo su WhatsApp ce l'ho da una vita, sono particolarmente affezionata, non l'ho mai cambiato, ho fatto mille foto, ma è da tutta la vita questa. Ciao a tutti i lettori di Fanpage, grazie per aver seguito la mia intervista, vi mando un bacio grande.